Ciao a tutti da Anna. Oggi vi parlo della mia Cattleya Green Emerald Orchid Queen perché un utente di Google Plus, Anna Maria, mi ha chiesto appunto di fare un video su questa orchidea, visto che anche lei ne possiede una e voleva capire più o meno se la sua fosse effettivamente forza fiore, ossia pronta a fiorire così come le avevamo detto quando l'avevamo acquistata, oppure no, o comunque voleva delle indicazioni, diciamo, su come tenerla. Quindi ecco qui Anna Maria e spero che questo video ti sia utile. Per cominciare voglio dire che questa orchidea io l'ho presa a settembre dell'anno scorso, quindi settembre 2014, dal venditore italiano Nardotto Capello, che come vi ho già detto in altri video è uno dei miei preferiti, e mi è arrivato con questa crescita che non era ancora completa. Ha terminato il suo sviluppo per ottobre, ma non ha fiorito. Poi per l'inverno l'orchidea si è fermata e in primavera, intorno a marzo, ha iniziato a sviluppare questa nuova crescita, che a giugno ha fiorito. Poi ad agosto è spuntata questa nuova crescita, che si è sviluppata completamente, diciamo, a fine settembre-ottobre, ma non ha fiorito. Per quanto riguarda la luce, ha bisogno di molta luce e soprattutto di sole diretto. D'inverno è appiccicata praticamente al vetro di una finestra esposta a sud-est, mentre nella bella stagione, quindi primavera-estate, la sposto fuori e prende sole diretto dall'alba fino più o meno verso le 11:30. Cosa che ho notato molto importante per questa pianta sono le temperature, nel senso che, come molte Cattleya, ha bisogno di una differenza di temperatura tra la notte e il giorno, e questo la aiuta nella fioritura, oltre che ovviamente a tanta luce. Come temperature, quindi, d'inverno lei deve accontentarsi di quello che passa il convento, nel senso che in casa io ho temperature che oscillano tra i 17 e i 20 gradi. La pianta in inverno va quasi a riposo, quindi io la bagno molto meno e la fertilizzo anche meno. D'estate invece la porto fuori quando le temperature notturne si stabilizzano intorno ai 15 gradi, quindi ha la possibilità proprio di avere un forte sbalzo di temperatura tra la notte e il giorno. Per quanto riguarda le bagnature, appunto, d'estate la bagno come tutte le altre, quindi a seconda del caldo ogni 4-5 giorni o una settimana, ma lei vuole asciugare bene tra una bagnatura e l'altra. Il rischio è quello di far marcire le radici, quindi bisogna farci molta molta attenzione. D'inverno, come ho detto, dirado molto le annaffiature, anche ogni 10 giorni, e non la bagno mai per immersione, le do acqua a bordo vaso, giusto proprio per darle un po' di idratazione, ma non di più. Le fertilizzazioni invece in estate sono regolari, una volta ogni 3 bagnature, mentre in inverno ogni mese e mezzo, due, diciamo quasi quando mi ricordo, perché tanto comunque la pianta nel mio ambiente va quasi a riposo, per cui non ha bisogno di essere fertilizzata con molta frequenza. Per quanto riguarda il substrato, io ho usato solo bark di pezzatura grande, perché appunto questa pianta ha bisogno di asciugare bene tra una bagnatura e l'altra. Un bark di grandi dimensioni si asciuga più velocemente. Bene, credo di avervi detto praticamente tutto. È un ibrido che sinceramente io consiglio, se avete la possibilità d'inverno di poterla tenere davanti a una finestra luminosa e d'estate di poterla tenere fuori come faccio io, perché dà molte soddisfazioni. Io non l'ho trovata particolarmente difficile da coltivare, anzi, e come avete visto i fiori sono molto belli e hanno un profumo incredibile. Se questo video vi è piaciuto, non siate pigri, dategli un bel pollice in su e mi raccomando, condividetelo. E non dimenticate inoltre di seguirmi anche sugli altri social, Facebook, Instagram e Twitter. Ciao ciao, alla prossima!